Manca solo il crisma dell'ufficialità, ma il processo per voto di scambio al governatore Raffaele Lombardo e a suo fratello Angelo, deputato dell'MPA, è defunto. È morto stamattina quando la Procura della Repubblica ha contestato ai due Lombardo l'aggravante mafiosa previsto dall'articolo 7. Con il nuovo capo di imputazione viene meno la competenza del giudice monocratico Michele Fichiera, che, appresa la notizia, si è limitato a dire: ho a disposizione poco spazio, deciderò il prossimo 19 luglio, facendo intuire ampiamente che il processo istruito 4 mesi fa non ha più vita. Dura la reazione dei legali, che adesso chiedono che tutti i fatti contestati al governatore, oggi presente in aula, confluiscano in un solo processo. Lombardo, infatti, è imputato per concorso esterno in mafia con imputazione coatta e per questo reato, che potrebbe comprendere anche il voto di scambio, si sta già tenendo l'udienza preliminare dinanzi al GUP Marina Rizza. Il Presidente è stato per 2 o 3 anni sempre sotto, come si può dire, questa specie di spada di Damocle che io considero istituzionalmente grave, perché non ha potuto operare con la sua estrema libertà e fino all'ultimo momento, pur essendo indiscutibile da tutti i processi che ha sempre lottato contro la mafia da che è stato aggiurato come Presidente della Regione Siciliana. L'aggravante di aver agito con le finalità di favorire Cosa Nostra per i due Lombardo è emersa, secondo quanto hanno spiegato stamattina i PM Michelangelo Patanè e Carmelo Zuccaro, dalle dichiarazioni del 6 marzo del 2012 del pentito Maurizio Di Gati, ex boss di Agrigento, in cui si parla delle modalità nelle richieste dei voti. Per la Procura quelle dichiarazioni aggiungono un novum, secondo cui la richiesta di voto non sarebbe stata selettiva, rivolta ad persona, ma conosciuta in tutto il rione di Canicattì di cui parla Di Gati, facendo emergere una sorta di paura estesa che si collega, secondo la Procura, alla forza di intimidazione di Cosa Nostra.